Ciao, sono Widdington on Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Monument Mark II di Walrus Audio, un super tremolo. Cominciamo dai controlli perché ne abbiamo veramente tanti. Il primo in alto a sinistra è il volume. Quando il rate è a zero, questo volume si comporta come un clean boost, quindi se vogliamo aggiungere un pochino di vitamina al nostro suono, questo pedale può fare anche da boost. Il secondo è un controllo di divisione, ossia possiamo scegliere tra quarti, terzine, ottavi e sedicesimi. Questo controllo lavora insieme al rate o insieme al tap tempo. Il rate è il controllo di frequenza della nostra modulazione. Il depth è il controllo di profondità. Abbiamo qui un controllo di shape, ossia di forma dell'onda. Abbiamo un'onda sinusoide, un'onda quadra e altre onde, altre forme d'onda, che hanno un comportamento, diciamo, più random, più casuale. Qui in mezzo abbiamo uno switch che ci permette di selezionare due modalità per il pedale. Modalità standard, che ricorda il tremolo dei Fender Blackface, insomma un tremolo classico, vintage, caldo se vogliamo, e un tremolo harmonic. Cosa significa? Sul libretto di istruzioni questo tremolo è descritto come un tremolo di un brown face. C'è insieme un gioco di filtri passa alto, passa basso, insomma è come se si aggiungesse una modulazione, un phase shifting, cioè uno spostamento di fase, alla modulazione del tremolo. Passiamo al looper e ve lo faccio sentire perché a parole non riesco a descriverlo. Thank you.
Siamo arrivati alla fine del video, che spero vi sia piaciuto. Tra l'altro ho dimenticato di dirvi che il Monument ha qui al lato un ingresso per un pedale di espressione, e questo lo rende ancora più versatile. Se cercate un tremolo di livello professionale, boutique, con un vibe sia vintage sia un pochino più moderno, non dovete andare molto oltre. Vi lascio il link in descrizione ai prodotti Walrus, che fanno pedali fantastici, e vi ringrazio di essere stati qui con me, e ci vediamo presto in altri video. Ciao!